Si ritiene che Re Carlo Maneggi lascia nel tentativo di frenare la spesa reale, che potrebbe persino ridurre la spesa per i reali che lavorano. Il principe Harry e Meghan Markle hanno perso la loro battaglia contro Buckingham Palace e Re Carlo, ha detto un commentatore reale. La giornalista Daniela Elser ha commentato la decisione del re, confermata all'inizio di questo mese, di sfrattare la coppia residente negli Stati Uniti da Frogmore Cottage come parte di una strategia in corso per ridurre le spese reali. Scrivendo sul New Zealand Herald, ha detto: «La casa, o più precisamente, Buckingham Palace ha vinto. Harry e sua moglie Meghan, la duchessa del Sussex, potrebbero aver passato gli ultimi 2 anni a condurre una battaglia estenuante e senza fine di ingegno e strategia di pubbliche relazioni contro The Firm, ma in realtà sono finiti dalla parte dei perdenti». Ha continuato: «La casa di Windsor ha attraversato questa tempesta ed è arrivata dall'altra parte. E questo lascia Harry e Meghan, che hanno giocato tutte le loro carte e il re non ha battuto ciglio una volta. Anche se la coppia autoesiliata dovesse, per esempio, presentarsi a Good Morning America per lanciare una nuova raffica del loro marchio distintivo di bombe della verità a Londra, ritengo che la reazione del pubblico sarebbe una sorta di scrollata di spalle collettiva». Ha continuato affermando che i Sussex ora stanno pagando per la loro campagna di palazzo, non essendo riusciti a guadagnare davvero un'enorme quantità di terreno di pubbliche relazioni.